gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città. Allora, mister Cipparrone, 0-0 a Gioia Tauro, un punto guadagnato, due persi. Guarda, di partenza è sempre un punto, i punti sono sempre guadagnati, al di là se sono uno o sono tre. E poi bisogna sviluppare la partita per come è andata. Onestamente devo dire che due squadre che si sono equivalse, forse ci rimane quel pizzico di rammarico a non aver saputo sfruttare l'uomo in più per tutto il secondo tempo. Però devo dire che alla luce di quello che si è visto in campo penso che il risultato sia giusto. Paradossalmente, mister, la Nuova Gioiese ha giocato meglio senza Giacco nel secondo tempo, è d'accordo? Ma non è che ha giocato meglio la Nuova Gioiese, noi andavamo avanti a sprazzi, avevamo perso di consistenza in mezzo al campo, ho cambiato gli attaccanti, ho giocato anche con tre attaccanti in un determinato frangente, appunto per cercare di smuovere un po' l'andamento che aveva preso il secondo tempo. Onestamente l'unica vera forse palla gol l'ha avuto Gallo di testa, che ha sfiorato di pochissimo il palo, quella è stata forse l'unico sprazzo. E poi è chiaro che all'inizio del secondo tempo la Gioiese ha raddoppiato le forze, noi forse siamo entrati in campo con quel pizzico di presunzione, consapevole di essere un uomo in più. È arrivata la pioggia, il campo è diventato scivoloso, l'equilibrio era diventato precario. È chiaro che dopo la partita si ristagna sullo 0-0, però ritengo che la prestazione l'abbiamo fatta sia noi che la Gioiese, penso che il risultato sia giusto. 5 punti in 3 partite, rende imbattuto, uscite da un buon bottino, da questa doppia trasferta Siderno-Gioia Tauro, non diciamo particolarmente facile per la sua squadra, si può ritenere soddisfatto da questo inizio della sua squadra? Ma io sono soddisfatto anche del pareggio in casa che abbiamo fatto col Soverato, perché abbiamo sviluppato il gioco, è stato un pareggio frutto del gioco, quindi devo dire che io fino ad oggi sono molto soddisfatto dell'organico e sono sicuro che questo è un organico che ha ancora molti margini di miglioramento, quindi è un ottimo bottino, 3 partite 5 punti e cercheremo di fare meglio già dalla prossima partita in casa. Tra l'altro oggi sono arrivati risultati eclatanti, l'exploit del San Marco in quel di Roccella. Questo è un risultato veramente eclatante, perché onestamente nessuno lo avrebbe messo in preventivo. Poi in linea di massima ha fatto da padrone il fattore campo, quindi siamo riusciti a prendere un punto in trasferta, quindi lo prendiamo per buono e i punti ritengo che sono sempre guadagnati. Mister, per concludere, un suo giudizio sulla Nuova Gioiese. Una buona squadra, onestamente una buona squadra, anche molte varianti, perché oggi mancavano molti titolari, però quelli che sono stati chiamati in causa hanno dimostrato di essere pronti per questo tipo di campionato, quindi significa che la Nuova Gioiese ha un organico importante e sicuramente alla lunga dirà la sua per il campionato. Noi il nostro obiettivo, la nostra dimensione la sappiamo, dobbiamo fare meglio che possiamo, il nostro obbligo morale è quello di salvarci prima possibile, poi tutto quello che viene lo prenderemo per buono. Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.